la sono presa un po' comoda stavolta e arrivo leggermente oltre i termini soliti col video della partita della Cremonese, vittoria Cosenza 2-1 e io la reputo una grande vittoria. Era una partita che io temevo molto la vigilia, per me il Cosenza quest'anno è più forte rispetto alle ultime stagioni in cui si è salvato sempre a fatica, ha fatto degli investimenti, è una squadra rafforzata e non era affatto facile vincere a Cosenza. Io la vigilia temevo veramente molto questa partita, non ero così convinto di riuscire a farcela. I ragazzi sono stati bravi, hanno vinto, anche con merito. È la classica partita in cui secondo me la Cremonese ha meritato i 3 punti. Se il Cosenza avesse strappato il pareggio non avrebbe rubato nulla perché ha avuto le sue occasioni, però la Cremonese ai punti ha fatto qualcosa in più del Cosenza. Parliamo prima di tutto di come è andata la partita. Stroppa ha confermato la difesa a 3, lo ha fatto anche in una situazione, diciamo, di emergenza, perché ha i giocatori contati per giocare a 3, soprattutto dietro, dimostrazione che crede molto in questo modulo. Io ho imparato che gli allenatori, quando ottengono dei risultati importanti, e Stroppa nella sua carriera negli ultimi anni li ha ottenuti con un modulo, ci si affezionano, non è solo una questione di affetto, è di conoscenza delle situazioni e quindi crei una zona di comfort. Perciò Stroppa è arrivato a Cremona, anche se la squadra sulla carta secondo me è più adatta a giocare a 4 per come è stata costruita, ha subito provato il suo modulo e fa anche bene. È giusto che prenda delle decisioni, che si prenda le sue responsabilità. Quindi, tra l'altro, io ve l'ho detto, Stroppa lo giudicherò più avanti. In queste partite sto facendo, il partito dell'idea di dare 6 politico in pagella, gli ho dato mezzo punto in più per la vittoria, anche per incoraggiamento, ma gli darei 6 politico anche in caso di sconfitta, perché secondo me è appena arrivato da 10 giorni, qualsiasi decisione prenda ha talmente tante attenuanti che non si può criticare troppo in questo momento, e quindi non vale neanche la pena di emettere giudizi. Ha bisogno di tempo per dare la sua impronta alla squadra. Devo dire che ha già dato qualche segnale. Difesa 3 è un coraggioso, è un decisionista, non si fa problemi. Difesa 3, Antov lo ha lanciato lui, un giocatore che conosceva. Le conoscenze sono importanti, lo diceva sempre Alvini, ma su questo aveva ragione. Il fatto di conoscerlo lo ha portato a farlo giocare in queste 2 partite. A me non è dispiaciuto affatto. Antov non sarà un fenomeno, ma è un giocatore assolutamente di categoria, assolutamente utile. Gli ha permesso di giocare a 3 perché se no non so come avrebbe fatto. È un giocatore quindi in più e va benissimo. Anche se secondo me in questo pacchetto difensivo manca comunque la figura di un giocatore che comandi la difesa. L'unico è Bianchetti e sta incontrando delle difficoltà. Ce ne vorrebbe un altro, ma questo per gennaio. Perché non conta solo avere i giocatori e averli bravi, ma anche le caratteristiche. Ci vuole chi comandi il pacchetto arretrato. Comunque, difesa 3, Antov. E anche davanti Coda Vázquez, insomma, si è già capito come vuole giocare Stroppa. È un calcio basato sicuramente sul possesso e sul calcio ragionato. E adesso andiamo a parlare della partita perché c'è un discorso che voglio legare a questo concetto del calcio ragionato. La Cremonese è iniziata un pochino a fatica nei primissimi minuti, a parte Locquishvili che si è fatto pasticciato e si è fatto portare via palla, si è fatto ammonire subito, non è un record. Tardelli su Rivera, 3 secondi ammonito, anni fa, ma lì era una cosa quasi premeditata per mettere paura a Rivera. Qua invece Locquishvili, nella storia della Cremonese non so se è record, 20 secondi per un'ammonizione. Comunque, al di là di questo episodio, nei primi minuti facevamo un po' fatica perché Cosenza ha molta intensità, una squadra che gioca molto verticale. Loro quando recuperano palla cercano di lanciare i loro attaccanti veloci, soprattutto Tutino, cercano di isolarli in uno contro uno, cercano di giocare con intensità, di pressare, e finché hanno birra, come questa partita è andata calando, ed è logico che sia così, sono insidiosi. E nel primo tempo il Cremonese comunque ha sofferto queste situazioni. Loro hanno colpito un palo, hanno avuto delle occasioni. Cosenza ha fatto la sua partita. La Cremonese però, dopo una fase iniziale, diciamo, di assestamento, ha cominciato a prendere in mano le redini del gioco. E devo dire che manovrava abbastanza bene. Sicuramente non è una squadra di fulmini di guerra, il Cosenza è molto più rapido a verticalizzare, anche proprio come concezione, al di là della velocità del giocatore, proprio nel muovere il pallone la Cremonese è più avvolgente e più lenta, però fa molto possesso palla e oltre al discorso del possesso palla in sé, palleggia con una certa qualità perché abbiamo dei giocatori di un certo livello. Nel primo tempo però qualcosina è mancato ed è questo, e qui mi ricollego al discorso del calcio ragionato. La Cremonese ha prodotto occasioni nel primo tempo, ne abbiamo avute anche importanti, però spesso erano occasioni con tiri dalla media distanza. Sembra che facciamo un pochino fatica a avere la calma di entrare in area, mentre a volte secondo me bisogna entrarci, perché una squadra che ha questa qualità può permettersi di
entrare in area avversaria e giocare con lucidità il pallone e finire col fare gol. Quindi io tirerei un po' meno dalla distanza, come si tira sempre molto, anche in questa partita 20 tiri, non sempre la qualità dei tiri è ideale. Partiamo dal presupposto, parliamo di dettagli per migliorare, la prestazione della squadra è stata buona, quindi il fatto di dire dobbiamo migliorare la qualità dei tiri non vuol dire che quello che stiamo facendo non va bene o che tutto è da buttare, vuol dire questo è un dettaglio su cui lavorare. E non è un caso che il gol del vantaggio sia arrivato con un tiro che sì dalla media distanza, ma dopo un'azione elaborata in area avversaria in cui Vasquez ha regalato una magia, quando fa quelle cose lì mi fa sgolosiare. Cernicola, che ha giocato secondo me una partita migliore in campo, tu lo metti a destra, a sinistra, a centrale, lui è sempre fra i migliori, mi domando come mai in Serie A non l'abbiano preso, c'è gente che gioca in Serie A che non ci sta dentro, diciamolo tranquillamente, mentre lui è finito in B, e meglio per la Cremonese ovviamente, però per lui me lo domando, perché vuol dire che le logiche del calcio sono un po' strane. Palla a Castagnetti e poi palla con Loccolo. Loccolo ha questo tiro deciso, secco, l'abbiamo già visto, ha segnato già il suo secondo gol. E però in questa azione si è vista un'elaborazione del gioco. La Cremonese comunque ha toccato 34 volte il pallone nell'area avversaria, Cosenza solo 13. Vi do qualche dato per aiutarvi nella lettura della partita, che mi sono ristudiato comunque. Questo secondo me è un dato che dobbiamo anche andare ad aumentare, perché questa squadra ha la qualità per giocare nell'area avversaria, soprattutto Vasquez. Quindi cercare di entrare nell'area avversaria. So che non è semplice perché gli avversari tendono a giocare bassi e a fare densità, ma questa squadra secondo me ha la qualità per riuscire a farlo. Perché più arriviamo vicino alla porta avversaria, più siamo pericolosi, anche perché abbiamo un giocatore, Coda, che se la palla arriva in area è gol. Coda ha fatto gol ancora. Questo un pallone morbido di Cernicola, utilissimo sempre Cernicola, abbiamo appena detto, ha fatto un movimento d'attaccante, Mikai ha sbagliato ma lui ha fatto un movimento d'attaccante, e Massimo Coda ha segnato 5 gol, ha anche saltato le prime partite, se vi ricordate, ha una media al momento di un gol segnato ogni 84 minuti. Per darvi un'idea, Prisciandaro, che giocava con Quincy, livello era più basso, che per noi è il bomber per definizione, io già all'epoca scrivevo e ho avuto la possibilità di seguirlo da vicino, i ragazzi quella squadra lì mi fa impazzire ancora adesso. Prisciandaro, dicevo, segniamo un gol ogni 117 minuti. Quindi Coda, per darvi l'idea, cito questo dato per farvi capire quanto sta segnando Coda. E sono gol, non tutti, ma diversi gol sono frutto poi della sua abilità, perché non tutti i palloni che gli sono stati consegnati erano palloni così semplici. È lui che ha proprio i movimenti dell'attaccante, la freddezza, la lucidità, la ferocia. Lui crede su ogni pallone, ha fiducia in se stesso. È un giocatore veramente forte, è fuori categoria. Rivendico anche che lo faccio ogni volta, però ci cavo una punta, perché se vi ricordate quest'estate io sono stato molto preoccupato perché sembrava che la società non volesse prenderla. Coda era l'ideale e Coda è arrivato, e per questo, su questo bravo la società a prenderlo. Abbiamo preso il top di gamma, peraltro si sapeva, perché è un giocatore che ha sempre fatto gol in questi anni. Infatti a Cosenza si sono lamentati dicendo che segna sempre contro il Cosenza, ma vorrei dire agli amici di Cosenza, segna sempre contro tutti, non è che segna sempre contro il Cosenza. Anche col Parma ha 6 gol in 5 partite nella sua carriera, è stato un ex. Quindi, secondo me, quando hai dei giocatori come Vasquez e Coda, tu devi cercare di portare palla nell'area avversaria il più possibile, perché sono in grado di inventare, di trasformare in oro i palloni. Quindi qualche volta, nella selezione del tiro, magari appazientare ancora di più. La Cremonese deve avere un gioco avvolgente, di possesso, la palla deve averla lei e deve stare nell'area avversaria, e palleggiare fino a quando si crea il pertugio dove infilarsi. Ci vuole pazienza. Quella pazienza che, per fare un esempio, a Reggio Emilia, dove abbiamo tirato 37 volte, non sempre c'era stata, e alla fine finisci con diventare frenetico e affidarti alle iniziative individuali che poi possono portare il gol, perché hai Coda, perché hai Vasquez, però dobbiamo cercare di giocare di squadra. Infatti l'azione del primo gol mi è piaciuta tanto per questo. Il Cosenza ha pareggiato subito dopo il gol dell'1-0, Mazzocchi ha anticipato con Loccolo, gli ha abbassato un pochino il voto perché si è fatto anticipare, niente di grave, è un giocatore che poi mi piace tantissimo, con Loccolo ottimo acquisto. Però la cosa che ho apprezzato è che dopo il gol del Cosenza, questa squadra che mi ha abituato, che accusava molto i gol subiti, tutto sommato non l'ha accusato troppo, è rimasta lucida, è rimasta in partita bene, e questo è un segnale positivo importante. A livello di singoli, l'ho già detto di Cernicolo, l'ho già detto di Colloccolo, Cesar, che lo sapevamo già perché è un giocatore che dava segnali importanti, li aveva mostrati negli anni scorsi, mi ricordo che nelle amichevoli avevo visto la prima volta a Sassuolo e mi era piaciuto subito, un amichevole con Sassuolo, ma
adesso che gioca titolare dà delle garanzie. A me piace, è un portiere sicuro, al di là delle parate. È un portiere che ha consapevolezza dei propri mezzi. Per me un portiere deve essere un giocatore che dà sicurezza alla difesa. Io mi ricordo che l'anno scorso Cremonese-Lazio non abbiamo fatto un tiro in porta, avevo dato 7 a Provedel e tutti mi dicevano: ma perché non abbiamo mai tirato in porta? Sì, ma lui dà sicurezza alla difesa uscendo, impostando il gioco, chiamando i compagni. Il portiere non è solo quello che fa le parate, deve anche dare sicurezza alla difesa. E Sara a me dà sicurezza, io mi sento tranquillo quando con Sara in porta. Quindi bravo, bravo, mi sta piacendo. C'è da risolvere qualche problematica, ovviamente, non tutto può essere a puntino, ci sono sicuramente molte cose che devono ancora migliorare. La più importante riguarda Zanimacchia. Zanimacchia è un po' sacrificato perché comunque non è il modulo ideale con la 3 per valorizzarlo, però in generale sembra la controfigura del giocatore straordinario per la Serie B che abbiamo conosciuto 2 anni fa. Domenica arriva il Parma, è la squadra del suo mentore Pecchia, è la squadra dove giocava l'anno scorso, ci sono tutte le motivazioni, io mi aspetto che sia la sua partita, che ci faccia vedere qualcosa di importante, che possa essere la svolta. La partita col Parma sarà una partita molto importante perché è uno scontro diretto, poi la Cremonese fino adesso ha totalizzato 7 punti in 3 trasferte, ma in casa non ha ancora vinto. In classifica siamo ancora un pochino attardati rispetto alle prime posizioni, perché la classifica bisogna considerare. Mancano delle partite da recuperare, quindi la Cremonese sta un po' più indietro di quello che sembra. Però la classifica, l'ho sempre detto, va guardata più avanti. Adesso bisogna far vedere una crescita di squadra. Questa squadra fino adesso non ha raggiunto il livello che tutti vogliamo, ma ha anche giocato delle partite che non mi sono dispiaciute. Anche già con Ballardini mi era piaciuta a Terni finché era stata 11 contro 11, mi era piaciuta anche per buona parte la partita con la Sampdoria. Mi è piaciuta in questa partita, quindi ha anche giocato delle partite buone. Deve avere più continuità, deve risolvere qualche. Deve elevare il livello di qualche giocatore, vedi Zanimacchia, deve risolvere qualche rebus. Altra cosa importante, apro parentesi, Castagnetti, giocatore sempre fondamentale. C'è Maier, che è un altro giocatore molto importante, che può probabilmente svolgere funzioni a centrocampo di rilievo. Però Castagnetti tutti gli anni parte come un giocatore in sordina, sono anni che qua, alla fine è sempre fondamentale, anche perché è quel giocatore che magari non sempre appariscente, magari non ti gioca la partita da 7, da 8 in pagella, ma quante volte avete visto Castagnetti giocare una partita davvero brutta? Lui in qualche modo il suo lo fa sempre, come in questa partita, e poi magari ci mette anche qualcosa in più, e c'è un giocatore veramente fondamentale, ha raggiunto le 150 presenze in grigio-rosso, è praticamente la bandiera che abbiamo, e io sono contento che sia lui perché è anche un ragazzo serio, lo ha sempre dimostrato, quando non gioca non fa mai polemiche, e guardate che non è scontato, osservate le altre squadre, le polemiche non ne mancano mai. Ci sono, dicevo, delle problematiche comunque da gestire. Una problematica è ci sono diversi giocatori che stanno trovando poco il campo. Se la squadra va bene non è un problema, se la squadra dovesse andare male potrebbe essere una cosa che mette un pochino a rischio l'unità e la compattezza dello spogliatoio. Quindi Stroppa dovrà essere bravo a giustare i giocatori e riuscire a tenerli tutti nel gruppo. Non è facile, perché sono tanti, tutti di qualità. È il suo lavoro, è ben pagato, tocca a lui. Quindi, riassumendo, una prestazione che io promuovo al di là della vittoria, come non avevo promosso la partita di Reggio Emilia, che non avevamo perso, e non avevo promosso la partita con l'Ascoli, che non avevamo perso, questa la promuovo, l'avrei promossa anche in caso di pareggio, perché la squadra comunque mi è piaciuta, con dei distinguo, dei limiti. Secondo me dobbiamo appunto approfondire questa filosofia di gioco, che poi è anche la filosofia di Stroppa, perché le sue squadre amano un calcio propositivo, visto che adesso abbiamo questo allenatore, abbiamo dei giocatori di un certo tipo, cerchiamo di giocare in quella maniera. E la partita col Parma è una partita molto molto importante, nel momento in cui vi parlo la curva è già esaurita, già questo dà l'idea, è una partita veramente importante, non è una partita decisiva, il campionato non si decide adesso, è una partita importante soprattutto a livello psicologico, perché abbiamo veramente bisogno di una botta di entusiasmo, perché siamo partiti con un entusiasmo molto ampio, e si è già un po' smorzato. Io, se vi ricordate, dicevo calma con gli entusiasmi. Allo stesso modo vi dico calma anche con il buttarsi giù. I conti si fanno più avanti, quindi bisogna essere equilibrati, non sentirsi troppo forti, ma neanche buttarsi giù. Questa è una squadra che, lo ripeto, ha delle potenzialità, potrebbe fare molto bene. Con questo, la Serie B è un campionato di cui diffidare, in cui un attimo ritrovarsi in situazioni veramente difficili senza neanche accorgersene. Perciò va affrontato sempre con un atteggiamento molto umile. Perciò serve anche giocare con l'elmetto. E ho apprezzato a Cosenza, la Cremonese ha vinto più contrasti del Cosenza. Okay? Statistica questa proprio. Abbiamo battuto il Cosenza nei contrasti, non scontato questa cosa, e l'atteggiamento deve essere questo.
Chiudo con una nota per i 50, la cosenza della dichiarati 46 tifosi della Cremonese a seguito, che si sono sciroppati un bel viaggetto di martedì, orari ormai l'abbiamo detto tante volte, sono assurdi barra ridicoli, però è così, calcio moderno. Diciamo che con questa partita col Parma, potrebbe essere l'occasione per rivedere lo Zini bello pieno, perché nelle prime partite la gente c'era, però ovviamente non si è fatto il pienone dell'anno scorso nelle partite di cartello. Col Parma potremmo davvero vedere uno Zini pieno e speriamo che sia una festa sugli spalti e una festa anche in campo per la Cremonese. Sono curioso di vedere come sarà accolto Pecchia, perché sapete che qua ha scritto la storia, ma si è anche lasciato molto male e non tutti i tifosi hanno apprezzato le sue scelte, quindi sono curioso di vedere come lo Zini lo accoglierà. Io personalmente sono stato talmente contento per la promozione in Serie A che ho comunque un ricordo positivo e vedremo. Speriamo di dargli un dispiacere perché, mister, niente di personale per me almeno, ma ci terrei a vederlo uscire rabbuiato dallo stadio. Con questo penso di avervi detto tutto e quindi appuntamento al dopo Parma. Ciao!